Mi trovo a Taranto presso via Dante, proprio il marciapiede relativo alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, e voglio farvi vedere appunto lo stato in cui versano i marciapiedi, o meglio come sono stati rifatti i marciapiedi con riferimento particolare allo scivolo dei disabili. Guardate i marciapiedi nuovi, le mattonelle nuove, ma qui, come si suol dire, casca l'asino. Ecco qui il dislivello esistente tra il mattone ed il manto stradale. Questo dislivello, questa discrepanza, questi 3-4 centimetri, se non di più, rappresentano una grossa barriera architettonica per chi va in carrozzella e di fatto vanifica appunto questo dislivello la stessa funzione, lo stesso spirito appunto dello scivolo per i disabili. Questo ci fa riflettere su molte cose. E ci fa riflettere sul modo in cui l'amministrazione comunale evidentemente non controlla l'esecuzione dei lavori da parte delle ditte. E evidentemente è una grande carenza, e questo ci fa capire come quella dell'amministrazione Melucci verso i disabili siano solo qualcosa di facciata. Infatti mi sto dirigendo verso il lato opposto del marciapiede, appunto, e proseguendo vi faccio vedere l'altro dislivello esistente, appunto, tra il marciapiede ed il manto stradale. Anche qui la stessa cosa, anche qui lo stesso ostacolo, lo sto indicando con il piede, il dislivello, per i disabili. Ma scusate, guardate un po', mi domando con rabbia, ma dico, ma viva Dio, era così difficile mettere un po' di asfalto almeno momentaneamente per pareggiare la distanza, per abbattere il dislivello? Signori, queste sono cose scandalose. E Melucci se la profuma tanto, lui e l'amministrazione, parlando appunto dell'attenzione verso i disabili, come per la cassa armonica di Piazza Garibaldi è stata messa lì la scaletta prestata da alcuni, la passerella prestata appunto da alcuni privati, e poi la passerella, una volta finito l'evento, è scomparsa. Ma che dire, questa purtroppo è l'amministrazione Melucci, e queste sono le chiacchiere che si infrangono appunto su una barriera architettonica. Cari disabili, aprite gli occhi e vedete come l'amministrazione comunale ha scarsa considerazione nei vostri confronti.